ritrovati, puntuali come ogni settimana per parlare insieme ai nostri telespettatori. Nuovo appuntamento con questo spazio Diritti Negati. Allora, subito saluto l'avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato come sempre, avvocato. Bentrovati, E bentrovati. bentornata la dottoressa Mariella Ippolito, responsabile della Confile di Cosenza. Buon Io pomeriggio. guardo il telefonino perché abbiamo un po' di domande che già ci sono arrivate sul nostro numero WhatsApp durante la settimana. Rispondiamo a qualcuno e poi ci sono delle novità che dobbiamo dare perché ci sono delle scadenze imminenti. Allora, ci chiedono: 60 anni, ho fatto tramite il CAF la domanda per il reddito di inclusione il 5 febbraio, ancora non ho ricevuto niente. Cosa posso fare? Ci chiedono. Allora, naturalmente bisogna sempre interpellare il patronato che ha fatto la domanda per capire se la domanda è ancora in istruttoria, se è in sospensione, perché dal 5 di febbraio la domanda dovrebbe essere esitata. Per cui io invito il telespettatore a chiamare il patronato e a farsi verificare a che punto si trova la lavorazione. Perfetto, altra domanda: come fare la ricongiunzione dei contributi da privato a pubblico e se ci sono dei costi? Questo è un argomento molto interessante, no? Perché quando si vuole andare in pensione, bisogna recuperare anche i contributi che sono stati versati magari nel passaggio, no? Tra privato e pubblico. Generalmente avviene in questo modo. Quindi si può fare la Allora, ricongiunzione? la ricongiunzione si può fare sempre. Bisogna vedere quelle che sono onerose, molto onerose, e bisogna fare la domanda congiunta all'attuale ente previdenziale e praticamente per richiedere la ricongiunzione di periodi lavorativi presso altri datori di lavoro che non fanno parte dello stesso ente, ma sono datori di lavoro diversi, poi andare a fare la ricongiunzione. Se i contributi sono INPS o sono presso casse speciali, bisogna fare attuale ente e l'ente da dove nascono questi contributi all'atere. Da lì bisogna vedere se sono soltanto, non ce ne sono gratuiti, perché non si appartiene allo stesso ministero. Quindi bisogna Quindi pagare. bisogna vedere se sono onerosi o molto onerosi, perché ci sono alcune ricongiunzioni che a meno che chi le richiede ha l'ambizione di vivere 400 anni per ammortizzare, non conviene. Quindi bisogna andare a fare un'attenta Questo è analisi il di patronato quanto. che può Patronato aiutare in questi senz'altro, casi anche per fare i è calcoli, ovvio no? fare sempre tramite Certo. patronato, in modo che da lì vedono effettivamente Anche quelli che sono onerosi, quindi a pagamento, quanto si paga. E poi naturalmente chi deve far ha bisogno di questi contributi deve fare un poco di conticini, per... Certo, perché poi quindi deve vedere pure se ne vale la quanto, pena, no, in quanto tempo ammortizza. Intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Pronto? Buonasera. Salve, da dove ci chiama? Chiamo da Cosenza, volevo fare una domanda alla dottoressa. Prego. Mia moglie fino al 2018, per precisione fino all'ottobre 2018, ha preso una pensione di invalidità di 280 euro, ma non mi ricordo, 290. Allora, mi è arrivata in data 12 febbraio 2024 che rivogliono indietro 190 euro. Ma io quello che voglio sapere, per errore loro, tra l'altro, specificato, dal 2018 mo si rendono conto di 190 euro. 190 euro, ma perché solo 190 euro? Perché? Perché dicono che era una somma che gli era stata data in più, hanno fatto i calcoli, dice che mensilmente gli hanno dato un qualcosa in più per errore loro e adesso li vogliono indietro.
Devono pagare, cioè, purtroppo io l'ho sempre detto. Ma dopo 5 anni non vanno, come si dice, non, come bisogna vedere la decorrenza dei 5 anni, esatto. E tenete presente che noi col decreto 8/2020 abbiamo avuto una sospensione di tutti i termini dovuti al Covid, per cui dobbiamo andare a vedere. Per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate sono 24 mesi, per quanto riguarda gli altri contributi, tasse e qualche cosa, sono 542 giorni. Ricordo che un anno è di 360 giorni. Però voglio dire, avvocato, io questo no, è assoluta. Che... Allora, c'è la, cioè, se la sbaglia legge, lente, no? La legge perché... cornice, sì. Che cosa dice? Che quando chi ha usufruito di prestazioni e non ha nulla nascosto, quindi non c'è dolo, per le somme date in esubero ne risponde l'ente direttamente, ecco. Ovvero il dirigente responsabile. Quindi questa è la legge cornice, per cui ogni richiesta va ben vista, perché, ripeto, quando il beneficiario non ha fatto nulla per nascondere la propria situazione socio-economica e gli vengono corrisposte delle somme in più, quindi in buona fede, ne risponde il soggetto l'ente che le ha corrisposte nella persona del dirigente. Ecco, non è giusto che il cittadino paghi. E quindi c'è consiglio di Stato conforme, granitico, per cui andate dal vostro patronato, che le conoscono meglio di me queste norme, andando a dire: qua io non ho nascosto nulla, no? E quindi il dolo, perché si è verificato che moltissimi, soprattutto nei confronti dell'INPS o del proprio datore di lavoro per quanto riguarda indennità e quant'altro, avevano omesso qualche dato. Allora si è espresso il Consiglio di Stato, che praticamente è organo di giustizia amministrativa, e ha detto semplicemente questo: quando non c'è dolo, quindi non si nasconde niente volutamente, cioè vi è massima trasparenza, delle somme date in esubero non ne può rispondere il beneficiario, ma ne deve rispondere direttamente l'ente nella persona del dirigente. Ecco, punto. Mi pare giusto questo, perché il cittadino non può punto. Pagare per un errore punto. Che non ha commesso. Anche perché coloro che sono a basso reddito, no? Certo. Cioè già non campano con quello che gli danno, figuriamoci se devono andare a ribò, e che stiamo facendo? In ogni caso bisogna rispondere. Ma certo, ecco perché se patronato, non si risponde, poi c'è il recupero coattivo, certo. E quindi si rischia poi di avere queste somme in ogni caso, diciamo. Certo, quindi la prima cosa è andare al patronato, sì. Che ci sono i legali, sì. Insomma, esatto. Quindi non so se è ancora in linea. È ancora sì, in linea? Sono in linea. Sì. Ma chiedo scusa, la signora, la dottoressa che è qui presente, no? Dov'è il loro CAF, il loro patronato, così? Porto questa lettera e vado sì, a vedere. Comunque vabbè, qualsiasi patronato, non è che facciamo in questo modo. Anche perché io ho un reddito molto basso, non è che io c'è. Sì, ma qualsiasi patronato non è che io ho avuto redditi. Sul territorio qualsiasi i patronati patronato, fanno lo stesso lavoro tutti su quanti. Su tutto il territorio, quindi certo. non sì. Si preoccupi. E un'altra domanda volevo fare. La carta sì. Dedicata a te, c'è qualche novità? Dovrebbe essere ricaricata entro la fine di marzo, questa è la, diciamo, comunicazione che ci perviene per quanto riguarda l'importo di circa 400 euro, però ufficialità in merito ancora non ce n'è, quindi sappiamo che viene ricaricata, che è stata naturalmente riapprovata, intensificato l'importo perché si dovrebbero percepire di più rispetto alla prima ricarica di 382 euro, però l'ufficialità che avvenga entro la fine di marzo, questa purtroppo non ce l'abbiamo. Va bene, okay, grazie, buonasera. Grazie per aver telefonato, rispondiamo velocemente a qualche domanda, ci chiedono con la carta ADI si può pagare la Tari?
con l'assegno di inclusione si può sì, pagare anche... Sì, sono comunque tasse che assolutamente certo. Si può pagare, certo. Perfetto. Allora, c'è questa segnalazione, ci dicono, perché se un cittadino deve pagare una bolletta Enel viene quasi vessato, poi se aspetta un loro rimborso vogliono che venga detratto sulle prossime fatture da emettere. E quella bisogna andare davanti al giudice, perché quella è un'altra norma, è un'altra estorsione. Mi spiego. Quando vi fanno il conguaglio lo fanno anche biennale e quindi una utenza, una famiglia accredita 100 euro da un gestore. Perfetto. Siccome le accredita perché ha pagato 2 anni fa, adesso che cosa fa il gestore? Compensa con i prezzi raddoppiati che ci sono ora. Non funziona certo. In questo modo. Tu mi devi dare in compensazione, se parliamo di elettrico, gli stessi kilowattori che io 2 anni fa compravo con 100 euro, non adesso che sono stati erosi dall'aumento dei prezzi. Quindi stiamoci molto attenti. Che moltissimi che cosa hanno fatto? In previsione che sarebbe aumentato da quando Ucraina e company sono entrati in guerra e quindi adesso vanno a fare i rimborsi, rimborsando al prezzo attuale. Non funziona in questo modo. Quindi funziona con il prezzo di acquisto dell'energia elettrica o del gas al tempo di maturazione del credito. Quindi stiamoci attenti, perché praticamente si risolve che a voi viene compensata nei fatti la metà. Certo. Ma sempre fanno, cioè fanno sempre in questo modo. Dobbiamo farlo noi quando andiamo a pagare le tasse. No, noi non lo possiamo fare. Noi non lo possiamo fare. I cittadini assolutamente non lo possono fare, devono però pagare. E questo è il meccanismo subdolo. Purtroppo. Telefonate intanto, pronto? Pronto, signora. Salve, da dove ci chiama? Da Vibo, signora. Benvenuto, prego. Una domanda che voglio fare. La domanda per la carta acquisti sì. Da 40 euro, a me mi aspetta che ho un ISI di 6.632. Sì, come ISI? L'età. L'età la possiamo chiedere? Sì, come no, del 52 sono, 72 anni. 72 sì. Anni, quindi sì. Sì, in base al modello ISE, all'importo del, diciamo, dell'attestazione ISE e all'età sì. Rientra tranquillamente. Quindi bisogna però vedere anche se ci sono altri requisiti. Per esempio non bisogna essere possessori di più di un'utenza elettrica. Tutte queste cose che niente. Sono... diciamo poi delle clausole che passano in secondo piano, ma comunque che fanno parte dei requisiti per poter dare la carta. Una barca, una motocicletta nuova, una macchina superiore a 1.600. Esatto, cioè sono tutti requisiti che diciamo bisogna comunque rispettare. In ogni caso io sulla base di questo... Io annuo 13.729. 13.729? Solo lei o sì. Con il coniuge? No, solo io. Però l'ISEE è di 6.000 euro. Ho capito, euro. Però l'ISEE sì. C'ha dei, delle detrazioni, sì, sì. C'ha dei demoltiplicatori. Esatto, esatto. E bisogna verificare anche i limiti reddito, che giustamente se possiamo verificarlo e sì. Dire esattamente l'importo del reddito. Sì, 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 capiamo perfettamente, pure ma la sua pensione fa reddito, per cui dobbiamo verificare i limiti del reddito, sì. Che glielo diciamo nel corso della trasmissione, non ci sono problemi. Va bene, un po' di pazienza, si fa una verifica, lei ci segua però. No, i limiti di reddito. I limiti del reddito sono 13.729. Ok, 13.729 con 6.000 okay. Mi diceva di ISE. Sì. E 6.000 è qualcosa di ISE. Però l'ISE ha dei demoltiplicatori. Ci sono i demoltiplicatori, non sì. È che ti dice quanti soldi tu hai in tasca. L'ISE, l'ISE sì, è sì. 6.636, 32. Sì. Perfetto, allora...
Si fanno delle verifiche nel corso della trasmissione, se lei ha la pazienza magari ci ascolta, no? Ci ascolta durante la trasmissione, faremo questa verifica e lo diremo in diretta, va bene? Sì, vi ascolto sempre, ogni settimana. Ok, perfetto, la ringrazio, gentilissimo. Okay. Quindi il tempo di fare queste verifiche, vedremo di essere un po' più chiari. Signora. Forse è già stata fatta la verifica. No. Allora, dai 70 anni in su il limite del reddito è di 10.737, per cui il signore sfora, come perché ha una pensione di 13.000 sì. circa, quindi poco più, quindi non rientra, perché non rispetta, cioè rientra come valore ISE ma non rientra come valore reddito. Per cui non la può fare, non le verrebbe comunque accettata. Questa è la risposta in base a quello che ci ha detto, poi per una, non lo diciamo sempre, quando si va con i documenti al patronato esatto, è un'altra cosa. Possono verificare. Però in base a quello che ci ha detto, con i valori che lei ci ha comunicato, non ci rientra, però per essere più sicuri, come sempre, è meglio andare con tutta la documentazione al patronato se è possibile, va bene? Grazie comunque per aver telefonato e per l'affetto. Una domanda per l'avvocato Rodighiero. Siamo tre eredi. Dovremmo pagare un bollettino unico per il consorzio di bonifica. Gli altri due eredi non sono d'accordo al pagamento, ci chiede il nostro telespettatore. Come faccio a scorporare la mia quota che sono disposto a pagare? Non la potete scorporare. Non si può fare un bollettino? No, allora potete fare quello che volete. È stato emesso un bollettino per gli oneri consortili. La legge però dà la soluzione, non è che c'è un vuoto normativo, cioè dice all'erede che paga l'onere consortile per intero azione di regresso verso gli altri coobbligati, cioè voi pagate e potete andare a rimborsarvi quello che avete pagato nei confronti degli altri due eredi. La legge già lo dice, la soluzione c'è, non è un vuoto normativo che io posso fare. No, dovete fare in questo modo. Quindi pagate e vi rivalete nei confronti degli eredi. Però non vogliono pagare gli altri eredi. Se non vanno, se non pagano per qualche anno e accumulate somme, gli andate a pignorare la quota di terreno di cui agli oneri consortili. Cioè, poi questo si fa. Una domanda, Franco. Anche perché, scusate, se voi pagate la quota e loro non pagano, sempre poi fanno esecuzione sul bene, per cui poi vi trovate con un bene pignorato voi. Cioè, quindi non funziona. Quindi non si può pagare. Comunque è sbagliato proprio come strategia. Franco da Satriano, domanda per la dottoressa Eppolito, vuole sapere se l'assegno di inclusione e la carta acquisti di 80 euro ogni due mesi sono compatibili. Allora, assegno di inclusione dovrebbe essere compatibile con la carta acquisti, sì, perché parliamo di prestazioni assistenziali in entrambi i casi, ma non mi pare che ci siano incompatibilità. Lo verifichiamo giusto per, certo, però per non dovrebbe non esserci nessuna incompatibilità. Andato in pensione a settembre 2023, ci scrivono, l'INPS mi corrisponde una pensione con trattamento economico provvisorio. Quanto tempo passa per avere quella definitiva? Sono tempi tecnici e comunque, se non l'ha fatto prima, la telespettatrice o il telespettatore, andate al patronato, vi fate fare voi una ricostruzione contributiva in modo che sapete già voi da parte del patronato quanto vi spetta effettivamente di pensione in attesa che ve lo comunica l'INPS. Già voi la ricostruzione contributiva, perché l'INPS fa questo, raccoglie i contributi e vi esce il rateo. Fatelo direttamente voi con la ricostruzione contributiva che ve l'andate a fare al patronato e vi fate la stessa strada. Però molto probabilmente voi ci arrivate prima dell'INPS, perché l'INPS ha i suoi tempi, invece ve lo fate fare dal patronato. Ricostruzione contributiva che questo fa, raccoglie i contributi versati, entità e qualità ed esce il ratio di pensione.
L'ansia perché deve andare in pensione. Senta, avvocato, quest'altra... L'ansia? L'ansia, sì, perché no, quando si va in no. ansia, sentite questa. Ansia, no. Ho fatto domanda di pensione, mi ha risposto il Ministero di Giustizia dicendo che dall'11 giugno 2024 andrò in pensione. All'INPS però non sanno niente, ci chiede, è normale, avrò ritardi nei pagamenti, per questo dicevo l'ansia, no, chi deve andare in pensione dice chissà se riuscirò ad andare in pensione, se mi pagheranno questa pensione. Assolutamente, assolutamente no, perché è il datore di lavoro che naturalmente, come tutta la quota che va a trattamento di fine servizio o trattamento, il TFR, di fine rapporto, naturalmente già versa all'ente previdenziale e quindi è tutto quanto regolare e l'ente previdenziale è già avvisato praticamente che ci sarà un collocamento a riposo a partire da quella data. Come ho detto al telespettatore di prima, anche voi o chiedete al vostro ministero praticamente che vi faccia un calcolo o all'ente previdenziale o al vostro patronato, fatevi fare la ricostruzione dei contributi, se siete fortunato l'avete fatto sempre ad un solo ente perché è una cosa molto veloce, in modo che sapete al centesimo quanto di trattamento vi verrà corrisposto mensilmente. E intanto salutiamo che è in linea. Pronto? Pronto, buonasera, chiamo da Cosenza. Benvenuta signora, prego. Ben trovati a tutti e tre. Prego. Volevo fare una domanda, non so chi mi possa rispondere, uno vale l'altro. Faccio per me. Ho fatto domanda di aggravamento per l'accompagno. Sì. L'ho fatta a gennaio. La mia domanda è: quali sono i tempi dell'indice per potersi chiamare a visita? Io chiudo il telefono perché non sento tanto bene, ti ascolto tramite 60 televisore. Giorni stanno chiamando. Grazie mille, grazie. Grazie a lei, generalmente 60 giorni. Diciamo che rispetto a tempo fa i tempi si sono ridotti notevolmente, per cui nell'arco di 45-60 giorni arriva la convocazione a visita. Naturalmente invitiamo la telespettatrice a monitorare la mail, il numero di telefono, perché magari la convocazione, se sono stati inseriti l'indirizzo mail o il numero di cellulare, arriva direttamente, arriva prima rispetto naturalmente alla posta che riceve a casa. Un po' di ritardi sulle domiciliari ci sono, perché sono un problema sulla composizione, ci dicevano delle sì, le domiciliari effettivamente sì. Perché è una carenza di medici. Poi c'è una difficoltà, non perché non ci sia la voglia di andare a fare chiaramente le visite domiciliari, ma proprio c'è una carenza, no? Quindi è soltanto questo. Se no, per quanto riguarda le visite sono 60 giorni, quindi sono tempi abbastanza celeri. Certo, quindi... sì, si sono ridotti notevolmente, per cui solitamente entro 60 giorni dovrebbe lei ricevere la convocazione. Un'altra telefonata intanto, pronto? Sì, pronto, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Posso fare una domanda alla dottoressa? Certo, ce lo dice da dove ci chiama. No. Si sente basso. Vuole parlare? Non ce lo dice, parli direttamente con la dottoressa Ippolito. Sì, sì, può fare la domanda. Ah. Sì, sì. Ho abbassato tutto. Allora... La mia signora ha versato 11 anni di contributi all'INPS come commerciante. Ha diritto a richiedere ciò che ha versato o no? Se lo può scordare. 11 anni sono pochi. Cioè, proprio se lo può dimenticare. 11 anni no, perché non rientra proprio nei minimi che lo Stato richiede per poter accedere a qualsiasi forma pensionistica. Non, purtroppo è lei che, diciamo, oltretutto fa reddito per la sua... Ma è la sua compagna o la sua, moglie? E ha chiuso il telefono, lo potete dire. È sua moglie? O è la sua compagna? No, è mia moglie. La perfetto, moglie. Però essendoci lei che suppongo abbia reddito, anche se la signora non percepisce nulla,
non ha quel minimo che è necessario per poter fare in modo di prendere un minimo importo. C'è un minimo di contributi, sì, per andare in pensione, la legge è questa, c'è 11 anni. No, 11 anni praticamente lei non ha avuto niente, non ha diritto alla pensione perché... C'è un minimo di contributi, c'è un minimo di anni. Veniva a prendere quasi nulla. C'è un minimo di anni di contributi. 11 anni purtroppo non soddisfa nessuna forma, diciamo, pensionistica che è attualmente in vigore. Non si può fare veramente nulla. Ma quello è il minimo pensione, proprio il minimo. Ogni sì, tipologia di lavoro ha bisogno di un minimo. No, niente, solo si è iscritta ai commercianti e ha tenuto... Sì, abbiamo capito, purtroppo, sì, la signora giustamente praticamente ha pagato dei contributi l'IVS, che non... IVS ha pagato vostra moglie, esatto. Quindi sì, IVS, purtroppo, il contributo... Che non sono neanche pochi, perché sono 11 comunque... anni, sono 11 anni, 11 però anni non arriva. Ha versato un bel po' di soldini, però purtroppo... Sono 11 anni proprio. Sono dei soldini, insomma, che sono stati versati, sì, no? Uno a questo punto poteva dire, non li verso. Però se vostra moglie... quanti anni ha vostra moglie? Mia moglie ha quasi 80 anni. Quando? 80. 79. 79. Come mai gli viene in mente? Non ha il reddito per la pensione di vecchiaia? Perché praticamente fa reddito con... Comunque la... fa reddito... Sì, fa reddito col telespettatore. Quindi sbagliate voi che avete un reddito. Chiaramente ironico. In modo ironico, naturalmente. È ironico questo. Perché lo Stato praticamente che fa? Per la pensione di vecchiaia, non potendo usufruire di quella contributiva, voi fate reddito alla signora. Ecco perché molto probabilmente avete una pensione che... Sì, non ha diritto nemmeno alla sociale. No, perché voi avete... Perché supera perfetto il reddito. Stavo dicendo proprio questo, ecco perché praticamente in Italia purtroppo vige questo sistema. Sì. Io mi devo fermare pochi istanti, devo dare la linea alla regia, purtroppo la normativa è questa, capiamo benissimo che 11 anni sono soldi che sono stati versati, però sono pochi per avere qualcosa. Fermo restando le cose così come stanno, non può fare nulla. Purtroppo non si può fare nulla. Io intanto devo dare la linea alla regia, torneremo tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo in studio, intanto mi dicono alla regia che già abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? C'è già la telefonata? America. Che altrimenti rispondiamo alle domande che ci sono arrivate sul WhatsApp. Allora, rispondiamo alle domande. C'è la telefonata, da dove ci chiama? Da Calanzaro. Benvenuto, prego. Può abbassare il volume del televisore gentilmente, perché altrimenti abbiamo questo problema. Lo abbasso tu. Grazie, gentilissimo. Allora. Io ho chiamato soltanto per una semplice cosa, diciamo. Sì. Però è molto importante. È da gennaio che io sono un ex dipendente delle Ferrovie della Calabria. Sì. Già pensionato del 95. Mi trovo con 95 euro... un debito IRPEF anno precedente. Un debito IRPEF? Che cosa sono? Nessuno qui a Calenzaro... mi dite. No, un debito IRPEF, giusto? IRPEF? Sì, sì. Ok. Debito IRPEF anno precedente. 95 euro da gennaio a marzo, cioè mi trovo tre debiti da pagare. E se li trattengono, no? Sì.
Che cos'è questo debito IRPEF? Allora, lei ha fatto la dichiarazione dei redditi ed è emerso un debito. No, relativo agli anni precedenti, intendiamo. Quella di quest'anno è normale che lei ancora non l'abbia fatta perché ci vuole, diciamo, solitamente da fine aprile in poi. Però relativamente agli anni pregressi, lei sicuramente avrà fatto la dichiarazione dei redditi, dove è emerso un debito IRPEF, ok? Nel conguagliare i suoi redditi è emerso che lei aveva un debito IRPEF, per cui doveva dare indietro dei soldi allo Stato. Evidentemente ciò non è stato fatto, per cui gli è arrivata la cartella dicendogli che deve pagare questi importi. No, la cartella me li trovo sul cedolino pago, perché io esatto, ma gli sarà arrivata la comunicazione prima, però, perché solitamente questi no, non è arrivato niente, perché Vinci non manda niente a nessuno. A me personalmente non ha mai solitamente gli avvisi arrivano. Poi che vengano o non vengano consegnata la posta dai postini, quello è un po' in dubbio, perché molte volte la gente si lamenta che non viene consegnata la posta, però l'INPS gli avvisi li emette sempre. Per cui... no, pensate un po', ho perso mia moglie l'anno scorso, ero in invalida civile al 100% ed è morta l'anno scorso ad aprile. Io da persona molto... corretta, ho sbagliato nella vita forse, e ho 86 anni che ho, signora mia. Mia moglie ne aveva 89 e purtroppo la fortuna di campare 89 anni l'ho avuta, ma la sfortuna è capitata in ospedale, che quando si arriva in ospedale a 89 anni non è facile uscirne fuori. Perché grazie di questo messaggio. In modo che noi per il futuro stiamo tranquilli. Ma ho capito bene quello che però dice avete, il signore. Però avete veramente ragione, avete veramente ragione. Il modello 6 subito l'hanno subito rifatto, il nuovo modello 6, ha capito. Ecco, l'Inps sapeva che mia moglie è morta e subito mi trovo col modello 6. Superato 22.000. No, ma quello è il reddito della persona fisica, non sì, tanto vostra moglie, è un reddito vostro. Sì, quindi no, non... ma le voglio dire, perché non mi informo a dire che queste 95 ore sono un debito di IRPEF dell'anno scorso, che lei doveva pagare, penso io, l'anno scorso non li hanno trattenuti. Ma lei è andato da qualche patronato quando ha avuto questi prelievi dal suo cedolino? Perché se naturalmente lei va dal patronato, il patronato le dice anche a quale anno si riferisce l'importo originario del debito, perché giustamente... Loro mi rispondono dicendo che devo aspettare che mi arrivi il modello unico... devo aspettare, vedere, perché io solitamente e che significa modello unico, se questa è già una cosa che solitamente quando si fa il reddito che si invia la dichiarazione, in quel preciso momento che si invia il contribuente deve sapere se ha un credito maturato o un debito e si deve comunicare subito, non deve aspettare che vi arriva l'importo da pagare, magari anche con i relativi interessi maturati nel tempo a distanza di qualche anno. Assolutamente no. Sul cedolino paga, mi trovo. Può darsi che c'è stata la rivalutazione sulla pensione, e allora perché mi trovo, devo essere sincero, mi trovo con a novembre mi trovavo 2.200 dispari. Oggi mi trovo un importo di 2.520 lordi, perciò c'è stato un aumento. Però da quando non so se questo aumento parte dall'anno successivo. Bisognerebbe, allora, sulla base di queste cose, signore, è difficile aiutarla perché bisognerebbe verificare i cedolini, bisognerebbe trovare l'avviso dell'indebito, che naturalmente del debito IRPEF che lei deve ridare indietro, verificare l'importo, quindi sulla base le abbiamo grossolanamente detto di cosa si tratta e quando arriva questo importo a cosa si riferisce.
sono già 3 mesi che io lo so, intervengono sulla pensione. Ma capito? Solitamente mi trovo con 100 euro in meno praticamente quest'anno. Ma nella lettera che vi avvisa di ciò, l'INPS le dice esattamente anche per quanto tempo lei ha questi prelievi sul cedolino. Quindi se lei va al patronato, il patronato l'aiuta però, perché già da gennaio mi trovo 95, gennaio, sì, febbraio, marzo andare, 95, speriamo che in aprile, non so se ancora ci sono di 95 euro, non so fino a che durata hanno. No, il patronato comunque... Il patronato vi sa dire esattamente l'entità... Sì, ma non so niente nessuno, signora mia, non so niente nessuno. Vero, cambiate patronato per la quota che vi prendono, perché siete sicuramente associato... Se ma lei ha un patronato dove le dà assistenza, che la indelega e tutto quanto, ha naturalmente il dovere di dirle queste cose, di spiegare dettagliatamente questi importi da cosa siano dovuti e a quale anno di imposta si riferiscono. Se no cambiate patronato. Perché altrimenti Addirittura, io pago 10 euro al mese. Perciò andate ad un altro patronato che vi sta a sentire di più, e dite di trasportare questi 10.000 e 10 euro al mese presso il patronato che vi sa dare, cioè che perlomeno perde un po' di tempo con voi, altrimenti è proprio una vergogna. Certo. Comunque un abbraccio al telespettatore l'età e per la lucidità con cui espone i problemi. E poi insomma quando si va ad un qualsiasi ufficio, ente, patronato, cioè le risposte devono essere date, non si possono rinviare, no? Ecco, anche perché il nostro telespettatore dice al patronato io do questi soldi, questi 10 euro, quindi non bisogna essere sbrigativi, bisogna approfondire, no? Perché quando si va con tutta la documentazione al patronato, in questo caso, ma in qualsiasi altro ufficio, l'utente deve avere delle risposte. Ecco, quindi questo è una questione di... Come possiamo dire? Di buon senso, di etica, di morale, di altrimenti chiudeteli, questi uffici chiudeteli, insomma, no? Ecco. Al nostro telespettatore davvero un abbraccio di cuore. Avvocato, sono un po' di domande per lei. Intanto le chiedono se mi può spiegare sui mutui con il tasso variabile come funziona. Dice, tu nel 2023 ho pagato più interesse che capitale. Quindi che cosa? No, e allora bisogna vederli, perché noi stiamo facendo i rimborsi dei tassi Euribor con tutti i mutui che sono stati stipulati dal 2005 al 2008, terminati o ancora in essere, perché lì c'era la cosiddetta clausola floor, che praticamente alla banca, benché abbiamo avuto annualità con un tasso Euribor a zero, praticamente c'era la clausola che non permetteva di andare sotto un certo tasso interessi. Da lì stiamo andando a recuperare. Non confondiamo l'ammortamento alla francese, quindi sto pagando più interessi che sorte capitale, avviene per i mutui giovani, quando l'ammortamento non è fatto secondo il calcolo attuariale italiano, ma ammortamento alla francese. Si pagano prima gli interessi e poco capitale. Nell'Euribor l'aumento degli interessi è dovuto negli ultimi 2 anni all'innalzamento spropositato dovuto ai tassi Euribor che sono esplosi causa naturalmente situazioni inflattive. Scusatemi che sono stato cattedratico, però questa è la cosa scientifica. Quindi che cosa dovete fare? Andate a vedere il contratto di mutuo che avete acceso con l'ammortamento e praticamente fate leggere a un avvocato, naturalmente che è tecnico, o a un commercialista, in modo che vi sa dire esattamente se c'è questo difetto o meno. Noi stiamo incominciando a recuperare naturalmente questi interessi. Intanto una telefonata, pronto? Pronto! Salve, da dove ci chiama? Da Reggio Calabria, la signora Maria sono. Benvenuta signora. Grazie, buonasera.
Complimenti, quante cose belle sto imparando da voi. Grazie signora, grazie di cuore e tanti saluti alla nostra bella Reggio. Grazie, grazie, anche alla vostra bella Potenza. Grazie signora. Prego, ci dica, ci racconti voglio tutto. Voglio fare una domanda alla dottoressa Ippolito, dopo della domanda chiude l'ascolto per televisione. Grazie signora, ecco la dottoressa. Grazie a lei. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Io ho una nipotina di 6 anni e mezzo, che è nata con lo stomacino al contrario. Può fare un'indennità di frequenza per la bambina che deve fare sempre controlli o non è una malattia, allora, diciamo, che allora, prendere questo bisogno? Allora, l'indennità di frequenza, diciamo, la bambina è già in età scolastica. Sì. Quindi è in prima elementare. La seconda. Seconda. Allora, l'indennità di frequenza è una misura che viene naturalmente data nel caso in cui il minore ha bisogno di un supporto economico per delle cure dovute a delle patologie che ha. Sua nipote, che è nata con, diciamo, questo problema, è stata operata, ha avuto un intervento, adesso l'ha risolto, è, diciamo, stata considerata guarita, come glielo auguro, oppure, diciamo, ha dei percorsi terapeutici che ancora sta seguendo, di cui magari potrebbe necessitare di un sussidio economico? È ancora in linea la signora? Perché bisogna capire queste cose. Sì, c'è ancora la signora. Ho capito. Perché, le dico, signora, questo non lo escludiamo, che sua nipote potrebbe aver diritto a questa misura. Però lei questa domanda in primis la deve chiedere al medico, al pediatra in questo caso, al medico curante, perché tutto parte dal medico curante che in base alla patologia della bambina gli consiglia addirittura il medico di fare richiesta di indennità di frequenza. Però ripeto, solitamente viene concessa quando la bambina ha in corso un piano terapeutico o un'assistenza, diciamo, riabilitativa e quant'altro. Quindi io le consiglio di rivolgersi al medico curante pediatra, vista l'età, diciamo, della minore, perché in base al referto medico della bambina gli consiglia se può fare richiesta di indennità. Parte dal certificato medico del medico curante per poi andare al patronato che gli trasmette la pratica e viene chiamato a visita. Questa è la prassi generale. Quindi si deve confrontare con il medico. Sì, quando si tratta di questo. Perché il medico solitamente comunica ai genitori, insomma, se ci sono le condizioni per avere la bambina l'indennità. Va bene signora, quindi fa, diciamo, okay, una riabilitazione. Complimenti ancora. Grazie a lei signora. Grazie, un abbraccio davvero di cuore da parte nostra. Rispondiamo a qualche altra domanda. Avvocato, qui riguarda la, diciamo, la distanza, no? Affrontiamo diversi argomenti, no, nel corso della trasmissione, e questo grazie ai nostri telespettatori. Allora, un'informazione in merito alla distanza di uno o più alberi dal confine di mia proprietà. Questo albero, ci scrive, comincia a rompere il muro di divisione della proprietà, quindi vuole sapere quant'è la distanza minima degli alberi. No, non c'entra niente, perché non sono gli alberi che fanno confine, ma è un muro per cui il vicino all'interno della sua proprietà ci pianta quello che vuole. Diverso è se i rami degli alberi sporgono nella proprietà del vicino. Il vicino, previa diffida al confinante, se non lo fa il confinante, può recidere voi i rami che sporgono. Se le radici o il fusto del vicino creano naturalmente pregiudizio al muro di confine,
lì praticamente bisogna andare a vedere il muro di confine è stato costruito in comunione o meno e quant'altro, deve comunque, e quindi cambiano le situazioni, se avete fatto voi o in comune il muro di cinta, deve provvedere praticamente alla rimessione, no, allo stato di prima che ci fosse questa azione d'urto dell'albero e praticamente ha fatto una lesione e quant'altro al muro di cinta. Quindi questa è la legge cornice. Poi ovviamente capite bene con un sopralluogo sui luoghi e quindi poi si può capire meglio le azioni da intraprendere. Quindi le consiglio, vada da un suo avvocato di fiducia. Telefonata, pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Allora, chiamo da Cosenza, veramente in periferia, in casa del Manco per... Benvenuto, grazie signora per averci telefonato intanto. Allora, io volevo parlare con un avvocato, con l'avvocato. Sì. Perché ho una cosa da discutere. Allora, noi il 2002 abbiamo effettuato un mutuo presso il... come si chiama? Presso l'Unicredit. Allora, che successo? Normalmente pagato, il mutuo era a tasso variabile, però abbiamo pagato. Il 2011, allora noi avevamo il conto poi intestato con mio marito, che lavoravamo con la stessa società. Io sono stata licenziata e mio marito è stato messo a part-time, quindi voglio dire, da due stipendi interi siamo arrivati a un quarto di stipendio. Allora ci siamo rivolti alla banca perché non potevamo pagare e la banca praticamente ci ha fatto una... ha bloccato il mutuo per 18 mesi. Dopo i 18 mesi abbiamo continuato diciamo, a pagare, anche perché io poi essendo con la mobilità, insomma, sono qui al comune di Casale del Manco che sto facendo il tirocinio e quindi meno male abbiamo cercato di pagare le rate. Ora, cosa succede? Che noi ad aprile finiamo il mutuo. Però rimangono sempre quelle 18 rate che noi non abbiamo pagato perché erano state sospese. Sospese, sì. Che dovremmo andare a pagare da aprile. Queste rate consistono praticamente da 650 euro a salire. Allora ci siamo chiesti la domanda, ma se noi siamo alla fine del mutuo e fino ad ora stiamo pagando intorno alle 500 e qualcosa, come mai questo fatto che sono aumentati in questo modo? Quindi mio marito è andato nella banca e ha chiesto come mai. E loro hanno risposto, dice, il problema è che dovete pagare in questo modo perché ci sono gli interessi. Ma voglio dire, su una cifra di 10.000 euro quasi sono rimasti. È possibile tutto questo interesse? Bisogna andare a vedere, signora, perché quando avete chiesto la sospensione, che vi hanno fatto una sospensione di 18 mesi, che cosa hanno fatto? Hanno protratto praticamente la scadenza naturale del contratto di mutuo. Ora, non conosco le carte, ma tenete presente che allungare la durata del mutuo non è soltanto 18 mesi sospendo il pagamento e ce ne andiamo a 18 mesi ve li congedo di sospensione, anche perché voi avete avuto una, sentite comunque in televisione, avete avuto una sospensione totale, non parziale, quindi non avete avuto la sospensione solo degli interessi o solo della sorte capitale, ma avete avuto la sospensione di interessi e sorte capitale. Interessi e sorte capitali ve li trovate tutti quanti alla fine. Tenete presente che mi avete detto che è un tasso variabile, per cui sicuramente è un tasso Euribor, per cui ha risentito purtroppo negli ultimi due anni praticamente delle variazioni dell'Euribor dovute a situazioni politiche e quindi dovreste aver trovato la rata quasi raddoppiata. Aggiungo, guardate che allungare un mutuo non è una cosa molto semplice, perché
L'assicurazione sul mutuo praticamente che c'è, se voi posponete la scadenza di 18 mesi, l'assicurazione ha validità per la durata del mutuo contrattuale, per cui potreste ritrovarvi con un'assicurazione aggiuntiva di 18 mesi. Quindi ricapitolo, rivolgetevi a un legale di fiducia che vi saprà consigliare sulla migliore strategia e andare a vedere anche, a leggere bene le carte in vostro possesso e le richieste della banca, se sono tutte legittime o meno, e quindi andare a verificare tutte queste cose che io vi ho detto molto sommariamente, però sono quelle che vi ho detto. Telefonata, pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuto, prego. Vuoi fare una domanda del supporto? Sì. Io sono in vado al 100%. Sì. C'ho un morbo di Parkinson. Mi ho fatto aggravamento l'accompagnamento. Mi sì. Aspetta oppure certo. Col morbo di Parkinson, sì, rispondo diciamo io. Che, avevamo capito che l'aggravamento serviva proprio per la richiesta dell'accompagno. Assolutamente sì. Quello che le consiglio, signore, di diciamo, una volta che le richiede l'aggravamento, di munirsi, di farsi naturalmente tutte le visite che accertano che effettivamente ci sia un aggravamento della situazione, perché giustamente la commissione medica INPS, quando va a valutare, valuta sulla base dei referti che vede. Quindi se i referti sono datati, è normale che anche la commissione medica è in difficoltà nell'approvare l'aggravamento. Per cui se lei giustamente ha questo problema, sulla base della gravità del problema, le diciamo che l'accompagnamento le dovrebbe spettare. Certo. Però siccome il giudizio è puramente medico in questa prima fase, allora, però chiaramente quando si tratta di Parkinson, Alzheimer, ma non è sempre purtroppo così, perché bisogna anche vedere lo stadio in cui certo. Diciamo, però se ha fatto l'aggravamento messa. Probabilmente sì, però in ogni caso l'assistito deve sempre con l'ausilio del medico curante o diciamo degli specialisti al quale fa riferimento, deve sempre, signore, farsi delle diciamo accertamenti che aiutano anche a capire alla commissione medica che ci sono di tutti i presupposti effettivamente per aver richiesto lei l'aggravamento, in modo tale che anche la commissione medica è facilitata. Però è comma 1. Sì, sì, abbiamo capito perfettamente. Lei ha già presentato tutta la documentazione, ha fatto già la richiesta di aggravamento, giusto? Ha già fatto? Sì. Perché le visite sì. Diciamo a revisione io non devo andare perché sì vabbè, comunque si è già fatto, il medico curante ha certificato, certo, che le situazioni la procedura ho fatto sì. Comunque sarà chiamato sicuramente. Quando l'ha fatta questa domanda di aggravamento, questa richiesta? Da 15 giorni fa. Ancora ci vuole, almeno 60 giorni più o meno, 30-60 certo, giorni. Certo, sì, sì, mediamente. Quando fate la visita non andate compensato. Perché se voi andate compensato, che cosa significa? Sotto farmaco siete una persona assolutamente normale. Cioè il problema fatevi assistere dal vostro medico di famiglia o esatto. Da qualcuno, perché soprattutto quando ci sono queste patologie, se voi non siete allettato, quindi con visita domiciliare, e siete compensato, cioè ci sono i farmaci che vi fanno stare, diciamo, quasi normale, quando vi fanno la visita, che fanno una visita oggettiva, soprattutto quando si tratta di Parkinson, no? I medici che dicono il signore 100% non ha bisogno di avere, no, naturalmente, l'indennità di accompagnamento, però non lo sanno che come c'è il farmaco, ve lo dimenticate o non c'è qualcuno certo. Che ve lo dà, voi praticamente non siete in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Quindi
andate da un avvocato previdenzialista o al patronato che hanno lo studio legale e fatevi spiegare bene come funziona. Va bene, comunque... No, questo per certo, dirla, certo. Perché poi ci sono situazioni tragiche che praticamente poi non vengono riconosciute perché in 5 minuti le commissioni naturalmente non danno della gravità e quindi non riescono a tastare. Le malattie neurodegenerative purtroppo sono quelle patologie che non guariscono. Non danno scampo, però bisogna vedere a che stadio. Se il certo. telespettatore mi ci va, ripeto, compensato... Certo, e difficilmente diciamo, la commissione riesce poi a capire. Ma questo perché va commentato? Perché ci sarà qualcuno che gli ricorda nelle ore della giornata a prendere questo, questo farmaco. Sì. Se non avesse quell'ausilio, il telespettatore sicuramente non mi farebbe una telefonata lucida in questo modo. E per questo dovrebbe essere d'ausilio il medico curante che perfetto. Dovrebbe comunque certificare perfetto. La patologia perfetto. Allo stadio di vita. Poi tra l'altro durante la visita uno si può far assistere al proprio medico perfetto. Curante certo. chiaramente perfetto. Quando verrete chiamati a visita. Va bene? Va bene, noi siamo quasi in chiusura, mancano 2 minuti. Grazie comunque per aver telefonato. Volevo rispondere a questa domanda che ci è arrivata. Ce ne sono arrivate tantissime, io devo ringraziare purtroppo, i nostri telespettatori. Sì. Questa domanda un po' lunga. Allora, per accreditarmi il TFR, l'INPS mi ha richiesto l'IBAN bancario e rifiutato l'IBAN postale, avendo riscontrato un debito di circa 80 euro dovuto ad un piccolo prestito chiesto nel 2012, a me già i tempi fanno un po', nel 2012 ed estinto nel 2014 con rate trattenute direttamente sullo stipendio. Quindi mi addebitano questa somma perché le rate da pagare sono partite 2 mesi più tardi rispetto al previsto, ma non per mia volontà oppure per mia richiesta, ma per burocrazia dei vari uffici. Allora, che cosa posso fare e perché aspettare adesso dopo 10 anni e perché non hanno trattenuto questa somma sullo stipendio come facevano prima? Cioè un debito, parliamo di un prestito del 2012, estinto nel 2014 e adesso ha dei problemi anche su... per quanto riguarda l'accreditamento sull'IBAN. Perché bisogna andare a vedere se Poste Italiane, quindi banca, perché stiamo parlando comunque settore banca, di conto corrente, velocissimamente, se sì, questo debito che c'era ha creato una segnalazione al CAI, Centro Allarme Interbancario, per cui vi è rimasto quell'allarme che tutto il circuito bancario, quando andate a digitare il vostro codice fiscale, si accende una lucetta rossa, per cui vi crea problemi proprio all'interno del circuito bancario. Ecco perché se lo fa. Che dovete fare? Dovete farvi seguire per andare a togliere questa macchia. Perfetto, noi ci dobbiamo fermare, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, sono arrivate tante domande. Insomma, risponderemo la prossima settimana. Intanto ringrazio l'avvocato Rodighiero, ringrazio la dottoressa Ippolito, grazie il nostro Luca Achito in regia e Massimiliano Fino, i nostri telespettatori, ovviamente ci vediamo prossima settimana.